Diciamo così, io almeno l'ho intesa così, quando Marx parla di contraddizioni parla tra, usando le stesse espressioni di Marx, una contraddizione tra la potenza sociale del capitale e la sua forma particolare assunta nel valore di scambio, che è una, nella visione di Marx è una limitazione di questa stessa potenzialità aperta dallo stesso capitalismo. Per cui in un certo senso si potrebbe anche arrivare a dire che Marx non è anticapitalista, se per anticapitalista si intende il rifiuto della totalità del capitale. Che il discorso appare chiarissimo se tu lo fai in questi termini, no? Il sistema capitalistico, proprio perché fa emergere il lavoro astratto, consente un aumento crescente di produttività. Questo libera tempo, nel senso che c'è una macchina giapponese per stampare una rotativa giapponese recente che alla velocità più bassa in un'ora stampa 60.000 copie, in un'ora. Il lavoro del tipografo, che fino a qualche anno fa era un lavoro estremamente qualificato e molto bello, oggi determina disoccupazione di massa, perché la tipografia oggi tu fai così, boom, fa tutto. Addirittura, ecco, immagini colorate in un libro, ci sono i computer che fanno tutto, anche la correzione dell'immagine. Quindi la liberazione di lavoro, di tempo lavoro. Ovviamente questo è un enorme progresso, non solo di capacità produttive, ma potenzialmente anche di sviluppo umano, nel senso che l'uomo viene liberato da tutti quei lavori che lo costringono a non vivere. Per esempio, non posso studiare perché devo lavorare, non posso viaggiare perché devo lavorare, eccetera, eccetera. Ecco, questa ricchezza potenziale, questa ricchezza di forze produttive è contraddetta da che cosa? Dal fatto che tutto questo deve produrre merci che hanno valore per il valore capitalistico. E qual è il valore capitalistico? Il fatto che producano profitto.